Settembre inoltrato, suono della campanella e tutti in classe, anche su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video utility molto molto diverso dal solito. Qualche giorno fa su Facebook vi ho chiesto se poteva esservi utile che mettessi la mia esperienza di docente qui su Facebook per darvi dei consigli su come affrontare gli impegni scolastici, come affrontare gli impegni di studio, quindi anche universitari, e come affrontare gli impegni in cui c'è da trovare un metodo per l'acquisizione di nozioni nuove. Mi avete detto tutte di sì, tranne una di voi ha espresso un dubbio, e io proprio quest'una voglio ringraziare immensamente, ed è Anna Caporali. Anna, grazie, perché grazie a te questo video prenderà una piega che a cui non avrei mai pensato senza la tua annotazione. Lei mi ha detto: ma che c'entra con l'arte? Io ho detto: effettivamente c'entra nulla, però siccome sono docente pensavo che la mia esperienza potesse esservi utile. E allora ho pensato: no, ha ragione Anna, questa è Arte per te, e allora affrontiamo il problema scolastico e metodologia dello studio in forma artistica, in modo che questo video possa servire sia ai ragazzi, quindi ai vostri figli, o a voi ragazzi che mi seguite, che andate a scuola, o voi ragazzi che siete all'università, e che riallacci anche un modo di pensare artistico con un modo di pensare alla vita e quindi allo studio, agli impegni di tutti i giorni. Parliamo prima di Arte per te. Tra un poco ricominceranno i corsi. Come vanno seguiti i corsi di Arte per te? I corsi di Arte per te vanno seguiti in maniera creativa. Cosa significa? Per quanto concerne il corso su Facebook di disegno, è molto semplice, basta seguire i compiti postati sulla pagina Facebook il giovedì sera, che è deputato giusto per il vostro compito, c'è sempre la data. Dopodiché quello che voi dovete fare è leggere tutti i vostri commenti, tutti i commenti che io appongo a tutte le opere, non soltanto alla vostra, perché è da lì che imparerete. Guardando gli altri vi accorgerete dei vostri errori, e guardando i miei commenti capirete le annotazioni e su dove voglio che verta la vostra attenzione. Questo è il modo migliore per assurgere alla completa fruizione del corso. Stiamo tornando, il 18 c'è il primo incontro di sera in cui vi organizzerò i corsi e le classi, quindi attente, 18 alle 21, vi aspetto tutti sulla pagina Facebook di Arte per te, di cui vi allego il link qua sotto nel box informazioni. Adesso prendo i miei appunti, la mia agendina nuova di quest'anno, la mia agendina colta, io ogni anno ho agendine stupende, e mi segno tutti i punti di cui volevo parlarvi. Allora, voglio affrontare il discorso scolastico, vi dicevo, in chiave artistica, cioè voglio farvi vedere il parallelismo che c'è tra il modo di impostare un quadro e il modo di impostare gli studi, perché è la stessa identica cosa. Vi darò dei consigli da prof, quindi da quella che sta al di là della cattedra, e dei consigli da alunni, cioè da coloro che devono seguire un corso di studi. Partiamo subito col metodo di studio. Il metodo di studio è uguale al metodo di impostazione di un disegno o di un quadro. Quando noi impostiamo un quadro, cosa facciamo? Diamo dei tratti sottili a contorno della nostra figura. Parallelamente, chi studia cosa fa? Dà una lettura veloce di quello che deve studiare. Quindi, cosa facciamo? Particolareggiamo le parti che vogliamo poi rimandare in evidenza. E chi studia cosa fa? Va a sottolineare le parti che vuole ricordare sempre. Alla stessa maniera, ritornando sul nostro disegno, rinfranchiamo le zone che vogliamo essere i punti focali del nostro disegno e andiamo a sfoltirle di tutte quelle linee in eccesso che non ci servono più, ma che ci sono servite per impostare il nostro discorso artistico. Benissimo, allo stesso modo chi studia deve procedere nella stessa maniera. Deve semplicemente adesso sfoltire di tutte quei papelli di pagine inutili, di libri, e centrare il discorso e caratterizzarlo, dargli del proprio, staccarsi da quelle che sono i modi di pensare del libro e mettere i propri modi di pensare. Uno studio creativo è uno studio che non vi dimenticherete il giorno dopo. Uno studio creativo è quello dove, inquadrato il pensiero di ciò che vogliamo dire, inquadrata la teoria che dobbiamo studiare, la rielaboriamo seguendo la nostra
terminologia, quindi usando parole nostre, non le parole del libro, perché le nostre parole ce le ricorderemo sicuramente meglio che non le parole del libro, facendo esempi che siano i nostri e non gli esempi del libro, e spero che i vostri professori siano così maturi da capire che andate oltre al libro, ma sicuramente sì, perché la classe dei professori di solito questo lo apprezza. Studiare a pappagallo non ha mai aiutato nessuno, perché è uno studio basato soltanto sulla memoria. Quando noi guardiamo un quadro, infatti, non ne ricordiamo tutti i particolari, ma ricordiamo innanzitutto la sensazione, il messaggio, e ne ricordiamo qualche particolare più significativo. La stessa cosa deve essere per chi studia. Non puoi ricordarti tutte le parole, dimenticatelo, specialmente se sei all'università, un tomo di 300 pagine non lo potrai mai sapere tutta a memoria, ma ricordati la parte essenziale, cerca di capire quello che ti vuole dire l'autore. Naturalmente non parlo di codici, dove lì devi saperli a memoria, ma questa è stata una tua scelta. Se hai scelto di studiare un codice, vuol dire che sei motivato a raggiungere un determinato tipo di professione, e quindi dacci dentro e cerca di imparare. Aiutati però con la memoria visiva e con le associazioni di idee. Questo è un altro modo per apprendere molto più in fretta. Le associazioni di idee sono quelle che io ho molto usato per ricordare date, nozioni, cioè immaginavo delle cose relative a quello che stavo studiando e le incastravo con i numeri di riferimento. Cosa ti posso dire? 424, 24 Natale, 4 i regali che vorrei, 424. Così mi metto anche a ridere nel ricordarlo e nel farcirlo lo farcisco anche di idee, no? Magari mi metto un attimo lì a pensare ai regali che vorrei. In questo modo mi rimane più impressa la data e mi rimangono più impressi i numeri. Quindi un modo di studiare è figurativo. La figuratività vi aiuterà tantissimo se non siete degli analitici. Allora, problema numero 2. Allora, il problema apprendimento lo si supera con un buon metodo di studio. Un metodo di studio quindi che non si incentri sulla ripetizione pedistica di tutto quello che c'è nel libro, ma che si concentri su un'acquisizione propria. Fino a qui non vi ho detto nulla di nuovo. Quello che invece voglio dirvi è che il metodo migliore per studiare è farlo poco per volta, proprio come quando dipingete. Se vi sedete al cavalletto e cominciate una sessione di lavoro, non potete cominciare a finire il quadro tutto in una volta, perché i colori si impasterebbero, si confonderebbero, non avrebbero una loro struttura propria, non si fonderebbero l'uno sull'altro posizionando così le fasi in maniera meravigliosa e esaltandole a vicenda. Idem per lo studio, non potete studiare 300 pagine in un giorno. Dopo che vi siete fatti un'idea dell'importanza della materia, quindi della pesantezza anche di questa, dividetevi lo studio in giorni, che ne so, 20 pagine al giorno, di cui 10 la mattina e 10 il pomeriggio. Ci saranno così dei giorni che saranno molto più leggeri e dei giorni che saranno molto più pesanti, e questo dipenderà dall'argomento che sarà trattato in quelle 10 pagine, no? Però questo vi permetterà di avere una cadenza, di avere degli attimi di respiro anche per prendervi delle pause, o dei giorni in cui dovete darci dentro di più e studiare fino a più tardi. Però non avrete una vita monotona di studi, ma alternerete anche momenti di uscita, momenti di rilassatezza. Prendetevi sempre la pausa della merenda, prendetevi sempre la pausa del pranzo, dello spuntino, della colazione e della cena. Non saltate mai la convivialità con la vostra famiglia. Confrontatevi su quello che state studiando e sempre parlatene ai vostri cari, in modo che anche loro siano partecipi del vostro percorso di studi, e malauguratamente, corna facendo, dovesse andare male l'esame, loro sanno che avete studiato e che è stato solamente un colpo di sfortuna, come può capitare all'università, oppure può capitare anche un'interrogazione al liceo o alle scuole medie se si è molto molto emozionati. A proposito di questo coinvolgimento familiare, voglio proprio dirvi questo: ripetete a voce alta quando studiate, leggete, quindi ripetete, fatevi una vostra formulazione di quello che avete letto e poi ripetete per 3-4 volte quello che avete letto, fino a che il vostro sentirvi non vi si fissi sulla testa. Questo vi aiuterà tantissimo per la fluency, per far sì che non vi manchino le parole. Il ripetere a voce alta farà ridondare la vostra voce nelle vostre orecchie e quindi quando sarete all'esame vi ricorderete di voi stessi che parlavate da soli davanti alla parete della vostra scrivania, a me capito. Abitava così, e anche se la sera arriverete senza voce, sicuramente all'esame arriverete con tante cose da dire e con uno sprint diverso da chi invece ha studiato in silenzio. Badateci, provate e poi mi direte: come facevo io?
E così ci ho studiato per parecchio tempo, leggevo un paragrafo, lo ripetevo, finché non ero certa, leggevo il paragrafo successivo, lo ripetevo, poi ripetevo il primo e il secondo insieme, leggevo il terzo, lo ripetevo, primo, secondo e terzo. Alla fine della giornata quelle 10 pagine le sapevo benissimo, anche perché facendo così ogni volta io scarnivo il discorso precedente degli orpelli superflui, perché ogni volta che ripeti più a lungo quello di prima lo accorcio un po'. Alla fine della materia, dello studio totale, avrete il giusto compendio di tutte le nozioni e la stessa cosa dovete farla anche nei quadri. Quando fate un quadro lo particolareggiate all'inizio tantissimo, dopodiché quando andate a mettere le velature fate in modo che si tolgano tutti quei particolari, tutte quelle particolareggiature, no? Che distrarrebbero troppo, e viene un ensemble armonico di tutto quello che sapete. Come vedete, la composizione di un'opera d'arte e la composizione dello studio è esattamente la stessa cosa. A questo proposito devo dire una cosa ai genitori, un consiglio: non forzate i figli in uno studio che non piace loro, perché sarebbe come per voi che disegnate e dipingete, disegnare o dipingere un soggetto che non vi piace. Ci avete mai provato? Sì che ci avete provato. Molto spesso io vi do dei disegni che non vi piacciono e molto spesso si vede la resa dei disegni che non vi piacciono, come io rimango ammiratissima dei disegni che vi piacciono. Quando mi scrivete "mi sono divertita a fare questo disegno", è del tutto superfluo, perché si vede dalla riuscita, si vede, quel disegno esprime gioia, felicità, divertimento, colore. La stessa cosa è per lo studio dei vostri figli. Non incaponitevi sul liceo che piace a voi, che vedete più utile per il punto di vista lavorativo, perché un liceo utile dal punto di vista lavorativo preso con un punteggio bassissimo diventa inutile dal punto di vista lavorativo, e siccome quasi tutti i licei sono equiparati, poi magari quello che esce dal liceo che avrebbe voluto fare vostro figlio con 100 lo supererà al concorso. Quindi abbiate fiducia nei vostri figli, parlatene prima, naturalmente prospettate tutti i vostri pensieri, dopodiché se il ragazzo deciderà per un liceo diverso da quelli che erano i vostri desideri non cade il mondo. Io lo so che qui tutti starete dicendo ma ne ho ovvio, ma è normale, ma è naturale. Non è per tutti così. Molti ragazzi vengono spinti al liceo classico e scientifico per le aspettative dei genitori, anche inconsciamente, anche se voi dite vabbè, quello che fa il liceo artistico scarabocchia, quello che fa, magari non vi state riferendo a vostro figlio, magari non gli state dicendo vai al classico, vai allo scientifico, ma con il vostro modo di apostrofare altri che non fanno quello che piace a voi, già state dando una direzione di marcia al vostro figlio che automaticamente sceglierà quella per non dispiacervi, e qualora vi dovesse dispiacere incassate il colpo con nonchalance e andate avanti. La vita non è la vostra, è quella dei vostri figli. Parentesi liceo, parentesi dei licei, una domanda molto frequente che mi viene fatta in privato è dove mi iscrivo, liceo classico o istituto d'arte? Sono due scuole completamente differenti, badate bene. Il liceo artistico è un liceo, quindi ha un compendio teorico molto molto grande. L'istituto d'arte è un diploma e quindi ha una manualità più accentuata. Ora, se volete proseguire su una facoltà umanistica, quindi che ne so, storia dell'arte, storia e conservazione delle opere d'arte, beni, tutta quella frangia dei beni culturali, allora vi consiglio il liceo artistico, perché non prevede la dispersione di energia in applicazioni pratiche dei vari tipi di arte, mentre l'istituto d'arte lo consiglio a tutti quelli che hanno la manualità, magari quello a chi piace la storia dell'arte, a chi piace studiarla, no? Mentre l'istituto d'arte lo consiglio invece a chi piace farla, a chi piace creare, a chi piace sperimentare le tecniche pittoriche. Molti ragazzi rimangono delusissimi quando si accorgono che al liceo artistico c'è poco pratico e molto teorico. Il pratico è all'istituto d'arte, il teorico è al liceo artistico. Tra i due a me piace di più, per un gusto personale, l'istituto d'arte, perché è anche per un gusto pratico, perché l'istituto d'arte associato all'università dà accesso a più classi di concorso nel mondo artistico, si può diventare tecnici di laboratorio in tutti appunto gli istituti d'arte avendo dato determinati avendo appunto avuto l'istituto d'arte come compendio dell'università. Agli esami e a scuola come ci si presenta, ragazzi? E qui esce la belva che è in me. Allora, non siate
Non siate severi nel giudicare questa cosa che sto per dire, perché è la verità. Magari molti non lo dicono perché non è politicamente corretto, ma lo pensano anche inconsciamente. Molti diranno: non è vero, io neanche le noto queste cose. Ma non è vero che neanche le notano, perché sono delle cose inconsce che si notano automaticamente. E ora vado subito al punto. Quando andate a scuola, usate un abbigliamento sobrio, usate un abbigliamento pacato, non vi consiglio neanche di mettere colori troppo flash perché distraggono l'attenzione anche del vostro compagno che mentre legge gli si spara la maglietta rossa sulla coda dell'occhio. Vabbè, ma questa è un'esagerazione, no? Di una che conosce i colori e il loro impatto sulla società. Però vi dico, usate un atteggiamento sobrio per andare a scuola, una magliettina, un paio di jeans, non minigonne, non tacchi stroboscopici, non trucchi pazzeschi, non serve, non siete lì per fare una sfilata di bellezza, non siete lì per attirare l'attenzione, non siete lì per attirare l'attenzione dei vostri professori, perché una con una coda d'eyeliner che va da qua a qua sicuramente sarà notata maggiormente rispetto a una ragazza che è messa sopra in un angolo della classe che sta facendo i fatti suoi, e quindi ci sono grandissime probabilità che venga interrogata di più perché attira l'attenzione. A me è capitato da professoressa di avere davanti a me sedute ragazze, che ne so, a una sessione d'esame con degli smalti pazzeschi. Voi sapete che io sono una fruitrice degli smalti sfegatata e li metto sempre, li ho sempre messi anche per andare agli esami. Però per un esame io non userò mai un giallo neon, un verde, un fucsia, un rosso acceso, perché attirerebbe l'attenzione del professore. A me è capitato, a me avevo un'allieva che tra l'altro brava, aveva fatto tutta una nail art con dei ghirigori che mi hanno ricordato subito Gustav Klimt, era tutta col dorato, col nero, e allora le fece una domanda partendo spunto dalla sua nail art. Pensate, si è buttata la zappa sui piedi partendo da un particolare che mi ha fornito lei, mi ha incuriosito, ho pensato che fosse una sua passione e le ho fatto una domanda sui simboli fallici, mi ricordo, nella pittura di Klimt, e lei è rimasta così. E a me è dispiaciuto tantissimo, perché io non volevo azzopparla all'esame, però se tu mi dai spunto di osservazione, io osservo e quindi riformulo in base a quello che vedo. È come quando vi dico della composizione delle opere d'arte: a seconda di quello che vogliamo far vedere, mettere un particolare più o meno in un determinato punto. Se vogliamo un quadro calmo, dei toni lineari; se vogliamo un quadro stridulo, dei toni a zig zag; se vogliamo delle tinte accese per suscitare degli sconvolgimenti nelle sensazioni. La stessa cosa siete voi, voi siete delle tele, noi siamo delle tele, il mondo che ci circonda è fatto di sezioni auree, di colori, e quindi il cervello recepisce automaticamente tutto quello che dite. Per non parlare poi del fatto che se arrivate non preparatissimi a un esame, il professore penserà: sì, però il tempo per farsi le unghie ce l'ha avuto. E lo penserà, e lo penserà, e anche se non influirà sul suo giudizio, lo penserà, perché l'ho pensato io. Perché lo pensi automaticamente, perché ti viene spontaneo, no? E allora meglio andare a scuola senza trucco, o se volete non rinunciare a un trucco veramente leggero. Ordinate, niente capelli davanti, niente cose che disturbino visivamente chi vi sta accanto. Perché precludervi la possibilità di avere un iter di studio tranquillo per un modo di apparire che è al momento così, ma che magari tra 2 anni sarà completamente diverso? Invece tra 2 anni quel titolo di studio a voi servirà ancora. Quindi siate furbi e andate a scuola nel modo giusto. Io so che i ragazzi ci tengono oggi più che mai, c'è questa riscoperta dei valori e delle regole. No, ci sono delle regole, le regole ci sono in tutto, anche nelle cose più creative ci sono delle regole, e le regole anche per sedersi a un esame, per andare a scuola, vanno rispettate. Questo vi darà maggiore gusto quando nella vostra vita privata poi vi truccherete come vorrete, ma quello è il vostro lavoro, e al lavoro bisogna andare in un determinato modo. Pensate a quei ragazzi che da McDonald's mettono tutti i giorni la loro divisa, loro lavorano. Anche voi lavorate, lo studio è un lavoro e bisogna presentarsi in abiti da lavoro e in miss da lavoro, una miss sobria, discreta, elegante, che non dia nell'occhio, perché il dare nell'occhio, se da una parte può essere figo, automaticamente, come ti notano i tuoi compagni, ti notano anche i professori. Quindi o sei sempre preparato al top, lì sulla cattedra dai lezioni anche al tuo prof, oppure tieniti un attimo sotto, dimesso nei toni, e cerca di apprendere il più possibile tranquillamente a scuola, che poi per divertirsi fuori hai tempo, perché se poi ti lasciano le materie ti diverti di meno di quelli che hanno studiato.
Io non sono mai stata una di quelle che ha preteso i voti alti, ma sempre la promozione, che un anno, e l'ho capito un anno essendo rimandata in greco al quarto ginnasio, l'ho capito subito, il primo anno sono stata rimandata in greco, vi dico anche questo, e ho studiato tantissimo quell'estate, perché prima ci sono rimasta malissimo, no? Ero anche io una di quelle monelle, una di quella che a scuola voleva fare la furbetta, quasi dice la sperta, no? Quella che vuole essere la tipa tosta. E la tipa tosta gli è venuta tosta l'estate a studiare greco, quando gli altri invece si facevano i bagni tranquillamente. Quindi un po' più di impegno nel momento del lavoro vi regalerà tanta, tanta più tranquillità nel momento del divertimento, e poi andare a scuola senza patema d'animi è una cosa bellissima. Per questo vi dico, ogni pomeriggio la prima cosa che fare dopo pranzo è tornare a casa e fare i compiti. Ogni giorno, per voi universitari, la prima cosa che dovete fare è svegliarvi, lavare il viso, fare la colazione e farvi quelle pagine che vi spettano, così che poi avrete un tempo libero per voi stessi. Non rinunciate a voi stessi. Molti ragazzi durante il tempo di scuola rinunciano a se stessi e questo li avvilisce. La stessa cosa, non andate agli esami avviliti, sporchi, trasandati, perché non fa piacere davanti a sé vedere uno che ti stilla la pena. Dovete essere tranquilli, all'esame dovete andare con la coscienza a posto, dovete portare anche i vostri genitori a dire: va bene tesoro, vai a scuola, e voi genitori ditelo, se vedete che vostro figlio ha studiato, mettetelo a proprio agio e prima che vada a scuola o prima che vada all'esame, diteglielo tranquillamente: tesoro, bravissimo, ti ho visto studiare, come va, va. Quindi questa è una frase che mia mamma mi diceva sempre e che mi dava una tranquillità per affrontare gli esami che era importantissima. Come va, va. L'importante è che hai dato il massimo. La comprensione per un evento sfortunato ci sta sempre, quindi non preoccupatevi e andate tranquilli. Consiglio per i genitori pittori: quando non vi va di dipingere, riuscite a dipingere? No, non c'è verso. Se una cosa non va, c'è un giorno no, non riuscite a dipingere. La stessa cosa è anche per i vostri figli: ci sono dei giorni in cui è oggettivamente impossibile studiare, diventa di malumore e si recepisce male tutto il messaggio. Bene, non siate di quei genitori che per forza devono mandare ogni giorno i figli a scuola. Su questo concetto è assurdo che lo dica un insegnante, ma su questo concetto voglio farvi riflettere un attimo. La scuola è un'istituzione importantissima, è il lavoro dei nostri ragazzi, è il vostro lavoro, ragazzi, dovete farlo con enorme serietà. Ma se capita che un giorno durante l'anno abbiate un no pazzesco e non vi sentite di studiare, parlatene apertamente con i vostri genitori. Genitori, voi accogliete la richiesta di aiuto che vi stanno facendo i vostri figli e lasciateli a casa per il giorno dopo. Se la sera, e a me è capitato, andate da vostra madre, no? E dite: mamma, io non ho fatto i compiti. Allora, invece di investirli e dire: e finire, tu domani a scuola ci vai lo stesso, fermatevi. Scaricate la rabbia dell'aver visto vostro figlio giocare con la Wii tutto il pomeriggio e non pensare ai compiti e chiedete: perché non hai fatto i compiti? Ti sono venuti difficili? Qualche problema? Benissimo, questo lo sapete fare perché i genitori li sapete fare meglio di me. Adesso ponete la soluzione a questo problema e dite: facciamo così, domani rimani a casa e facciamo insieme, se lavorate e fai quello che non hai fatto stasera, e ti porti avanti anche i compiti del pomeriggio, così poi è il pomeriggio libero e usciamo insieme, che ne dici? Oppure così è il pomeriggio libero e puoi giocare di nuovo. Certe volte fermarsi un attimo serve. I ragazzi non sono delle macchine, la scuola è tutti i giorni perché deve essere tutti i giorni, ma magari non tutti i giorni sono in pieno centro. Quindi se è un episodio sporadico, se è la regola, no. Menate, gli scherzo, se la regola no, responsabilizzateli come sapete fare voi, ma ogni tanto una richiesta d'aiuto accogliete con un'assenza può essere anche propedeutica per lo studio. Durante la mattina studiano a mente fresca, riprendono quelle cose che non hanno saputo fare il pomeriggio, il pomeriggio potranno riaverlo più libero perché se hanno studiato la mattina gli verrà sicuramente più sereno, e l'indomani andranno a scuola preparati. Evitate di far andare i ragazzi a scuola, specialmente al liceo, impreparati, perché un 2 se lo portano per tutto il trimestre, capito? Tutto il quadrimestre, quindi poi devono recuperarlo con un'interrogazione aggiuntiva magari. E allora fermatevi, vedete il punto della situazione, dopodiché aiutateli a diventare anche furbetti in questo senso e a fare in modo che possano acquisire nel migliore dei modi tutte le nozioni senza che diventi un impegno troppo gravoso.
E adesso arriviamo alle problematiche più pesanti. Le problematiche più pesanti sono che voglio trattare sono sto antipatica al professore. A volte gli studenti si fissano di essere antipatici a un professore, a volte lo sono davvero antipatici a un professore, ma sono certa che un professore non ne farà motivo di vessazione scolastica. Qui c'è un duplice atteggiamento che voglio attenzionare, che è l'atteggiamento dei genitori e l'atteggiamento dell'allievo. L'atteggiamento dell'allievo sarà sicuramente di chiusura, di muro contro muro con il professore, ed è normale perché l'allievo non ha una maturità tale da poter capire quello che circola nella testa di un docente. Allora, il genitore cosa deve fare? Deve accogliere la richiesta di aiuto del ragazzo. Quando il figlio vi dirà, papà, mamma, il professore di greco, di latino, ce l'ha con me, mi ha preso di mira, mi vuole mettere sotto. Allora, innanzitutto tranquillizzatelo, ditegli che il professore non ce l'ha con lui e poi accertatevene diversamente, andate a conferire col professore e ditemi, c'è qualche problema con mio figlio, sarà lui ad esporvi se c'è qualche problema o meno. Aiutate vostro figlio a superare questo gap fornendogli dei supporti. Molto probabilmente ha un problema in quella materia, non gli piace quella materia, ha un problema nel modo di porsi con il professore. In tutto questo però dovete essere bravi, non dovete andare contro il professore, non dovete mai lasciarvi dire ah adesso vado io, ci parlo io. Quando andate a parlare col professore neanche diteglielo a vostro figlio, non glielo dovete neanche dire a vostro figlio, dovete fargli pensare che sia lui da solo a superare il problema. Un genitore non deve mai dare manforte al figlio contro il professore, perché oggi stai dando manforte al tuo figlio contro il professore, un domani tuo figlio trarrà da questa forza manforte contro di te, quando tu sarai la figura scomoda come il professore, quando tu gli dirai qualcosa da non fare, come gli sta dicendo il professore qualcosa da fare. Quindi cerca di collaborare col docente, vedi qual è il problema di tuo figlio, cerca di aiutarlo fornendogli degli strumenti aggiuntivi, che può essere il tuo aiuto durante i compiti, l'aiuto di un esperto durante i compiti, l'aiuto di un compagno che lo sproni a studiare. Molto spesso queste situazioni si facilitano in gruppo, magari invita a casa 3-4 ragazzi e fargli fare i compiti assieme per 2-3 volte, in modo che anche tuo figlio possa riprendersi e dire l'ho fatto come loro. Magari chiama proprio quelli che piacciono al professore, invitali a casa, offri un tè a tutti e fate i compiti con i ragazzi, no? Una cioccolata, meglio un tè per noi vecchiardi, e ragazzi fagli una bella cioccolata sparata a 2000 con tanti biscottazzi e aiuta tuo figlio a superare questo momento, mai contro il professore. In generale, che dire? Quindi affrontate lo studio, affrontate la ripresa della scuola come affrontereste un'opera d'arte. Siate sempre creativi, non assimilate tutto quello che vi dicono perché dovete assimilarlo, ma perché vi piace farlo. Quindi voi genitori create spunti di apprezzamento per lo studio, di approfondimento, magari qualche volta fate qualcosa insieme riguardante anche lo studio, e qualche vacanza si può anche concedere. Per il resto, che dire, vivete tranquillamente, se avete fatto il vostro dovere andrà sicuramente bene. Qualche intoppo c'è sempre, fa parte della vita, come qualche intoppo nel dipingere lo si trova sempre. Trovate nella scuola, nello studio, in tutto quello che fate motivo di divertimento e di piacere. Fate solo quello che vi piace. Con questo non vi sto dicendo di abbandonare la scuola, ma di trovare del piacere nell'andare a scuola. Io auguro che tutti i ragazzi affrontino quest'anno di impegno in maniera felice e contenta di farlo, e che tutti gli adulti possano accompagnarli in maniera serena in questo percorso, me compresa con mio figlio. E a tutti voi di Arte per Te vi dico, il 18 torniamo con gli impegni scolastici, tenetevi pronti e temperate le matite. Da Umberetta e da Arte per Te è tutto, ciao, spero che questo video vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo, che invece sarà attinentissimo all'arte. Un bacio a tutti, grazie sempre per i vostri consigli e per i vostri preziosi aiuti che mi date nello sviluppo del canale. Ciao, alla prossima volta!